Ci siamo anche noi, quindi è una bella soddisfazione che i miei, ragazzi, i miei ragazzi giustamente si sono conquistati sul campo e quindi ce la giocheremo. Rispettiamo la Sampdoria perché è un giocatore di qualità e di valore e per il resto non abbiamo, non abbiamo nessun timore se non quello della sportività. L'emozione è già stata messa da parte perché ha preso a sopravento l'entusiasmo così come c'è entusiasmo in tutto lo spogliatoio perché eh, riuscire a, ad essere arrivati terzi con dei, con dei numeri veramente molto importanti eh, quindi ci, ci riempie d'orgoglio e ci dà quella carica giusta per andare ad affrontare una partita eh, importante così come, come abbiamo giocato fino adesso. Però. <ride> Io credo che la Sampdoria non, non si attacchi a, non debba eh, attaccarsi al dodicesimo uomo in campo, visto la rosa che hanno a disposizione. Eh, e quindi io penso molto invece al mio Sassuolo, a, a dove siamo arrivati, a come siamo cresciuti e a come e a cosa dovremmo fare per cercare di, di portare a casa questa, questi due incontri, visto che abbiamo due risultati su tre disposizione che non è poco. Ma io l'ambiente blu creato l'ho vissuto da, da esterno, perché allenavo solo la primavera, quindi eh, dall'interno non, non, non posso saperlo. Quello che, che ho sempre visto è che i, i tifosi della Sampdoria sono tifosi che amano la propria squadra e, Solitamente sono sempre molto vicini alla squadra dal primo all'ultimo minuto. Questo è quello che eh, ho sempre visto. E dal nostro punto di vista, eh, noi siamo abituati, e quindi eh, cerchiamo di giocare le nostre partite con le nostre forze, eh, ma con grande serenità, così come. Come ha, è la caratteristica che ha un po' contraddistinto fino ad oggi no? e quindi noi eh, siamo il Sassuolo abbiamo giocato la Sassuolo e dobbiamo continuare a giocare la Sassuolo qualche sorpresa? non penso eh, io credo molto nel, nello spirito di gruppo quindi eh, spesso e volentieri i 14 scesi in campo hanno sempre fatto delle ottime prestazioni, questo va a testimoniare la compattezza di, di questa squadra e la forza che, che ha questa squadra e, e quindi sarà così anche in queste prossime due partite. Purtroppo sono cose inaspettate eh, che però possono accadere e non si può fare nulla eh, se non in un secondo tempo aiutare chi viene colpito da vicino. Eh, e questo è il più grande rammarico che una persona può avere: quando non, non devi inchinarti a, al volere della natura.